Io vedo l'emulsione fotografica come una pelle. E quando vedo una vecchia pellicola, è come se avessi a che fare con un corpo. C'era un momento in cui questo corpo aveva una pelle fresca, giovane, fragrante. Adesso è davanti a me ed è diventata qualcos'altro. Ha di fronte a sé, a su di sé, i graffi, le ferite, le bruciature della storia. Quindi posso immaginare com'era bella e fragrante questa pelle quando era nata, quando era giovane. Posso cercare di fare un intervento di chirurgia plastica e pretendere che questo corpo di 50 anni abbia in realtà 18 anni o 20 anni, oppure posso cercare di immaginare com'era e amare questo corpo per quello che è, non per quello che avrei voluto che fosse, non per illudermi che questo corpo sia qualcos'altro, ma per quello che è stato, per quello che ha fatto, per le tracce che questo corpo porta su di sé.